Stavo facendo il bagno in un fiume quando è apparso un uomo armato. Mi ha rapita e mi ha detto: se mi rifiuti ti uccido. Questo è stato il motivo del mio divorzio. È la voce di una delle vittime delle diffuse e impunite violenze sessuali nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nelle zone minerarie in conflitto dell'est e del sud. Alcune voci sono state raccolte in un video realizzato da Medici Senza Frontiere, che nel paese africano solo nel 2020 ha assistito 11.000 sopravvissuti a violenze sessuali. La media di 30 persone al giorno, la maggior parte donne ma anche uomini, minori nel 20% dei casi. Queste violenze sono una realtà quotidiana anche indipendentemente dal conflitto. Molto spesso si tratta di violenze domestiche che hanno luogo durante attività quotidiane o perpetrate da aggressori anche armati ma senza alcun collegamento con i conflitti e anche in zone di conflitto attivo. Solo una parte delle vittime denuncia la violenza sessuale subita. Chi ha il coraggio di farlo subisce anche lo stigma sociale, il rifiuto familiare, il crollo psicologico e l'esclusione dalla vita economica. I sopravvissuti continuano ad affrontare barriere significative per accedere alle cure, quali i costi e la stigmatizzazione sociale, il che inibisce il loro accesso all'assistenza medica e altre forme di supporto. E questa situazione alimenta un circolo vizioso. Non tutte le vittime di violenza sessuale arrivano alle strutture di Medici Senza Frontiere per ricevere cure di ogni genere. MSF raccomanda di istituire dei programmi olistici centrati sui bisogni dei sopravvissuti, che includono risposta medica, psicosociale, economica e giuridica, sia per l'urgenza dell'immediato sia a lungo termine, e di fare in modo che questi programmi dispongano di finanziamenti sufficienti per garantire la disponibilità e l'accesso gratuito a questi servizi.